Ciao a tutti, benvenuti su Megisoflotus. Per iniziare questo nuovo video di Keep or Sell, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, commentare se vi va e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Allora, vi ricordo anche che potete supportare il canale e avere un vantaggio per la vostra esperienza sui nostri canali abbonandovi sia su YouTube che su Twitch utilizzando Amazon Prime Video. Se lo farete su YouTube avrete la risposta prioritaria in queste fantastiche rubriche Keep or Sell e Buy or Not. Per partecipare vi basterà commentare un nostro video su YouTube con Buy or Not o Keep or Sell in base a quello che volete sapere, con il nome della carta del prodotto di cui volete una valutazione. Allora, ma iniziamo subito e parliamo di Ragavan, ce lo chiede Dori. Allora, Ragavan è stato appena annunciato, è stata appena annunciata la sua ristampa in una speciale edizione dentro il prossimo set di standard, quindi un mini gruppo di carte che non si sa neanche quante siano. Io ipotizzo sulla cinquantina, però non si hanno ancora risposte ufficiali. Il problema su questa domanda qua è proprio questo, che non sappiamo bene quante copie verranno immesse nel mercato di Ragavan, perché non sappiamo la frequenza con cui si troverà. Potrebbe essere uno ogni due box, uno ogni quattro, uno ogni tre, uno ogni uno, uno ogni cinque, boh, non si sa. Quindi, tendenzialmente ci può stare venderlo, ma sappi che è probabile che tu lo debba ricomprare a un prezzo non troppo lontano da quello a cui lo stai vendendo. Quindi, alla fine, forse il lavoro che c'è da fare per venderli e ricomprarli, io forse li terrei a questo punto. Però, se invece hai paura e pensi che sia troppo rischioso, vendili e boh. Tanto, anche se si trovasse un Ragavan ogni due box di draft, per dire, sì, scenderebbe. Probabilmente andrebbe sui 40-45 euro, ma poi risalirebbe alla stessa cifra dopo 6 mesi, quindi diciamo in un tempo relativamente breve per il mercato di Magic. Quindi per me è un keep. Allora, la seconda carta ce la chiede Alessandro, e con Lette & Company, una carta abbastanza iconica degli ultimi 10 anni di Magic, però purtroppo non è che si giochi tantissimo nell'ultimo periodo storico. È una carta comunque dal power level alto, che però ha bisogno di una deck building molto 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 incentrata su questa carta. Di solito si giocano 4 con Lette & Company e poi 4 non creatura e poi basta, solo creature che si prendono con Lette & Company, quindi creature che costano 3 o meno. E questo ne limita la giocabilità, ovviamente. Allora, in questo momento è in una fase di stallo, è sempre allo stesso prezzo, quindi non ci sono particolari movimenti. Però ci avviciniamo all'estate. Siamo a febbraio, a fine febbraio, adesso inizia marzo, inizia la primavera e poi ci sarà l'estate. Quindi grossi set di ristampe tutti assieme. E quindi devo dire che il rischio che Colette & Company finalmente veda una ristampa vera ci sono. E sono altissimi, quindi per me è un sell, perché qualora venisse ristampata rara probabilmente crollerebbe a 7, 8, 6 euro, quindi veramente un prezzo basso basso. Altra carta, Antonio ci chiede Jace the Mask Captor in Pirexiano. Allora, non ci ha detto la versione, nel senso che ce ne sono 200.000, però ci ha detto che era foil. Credo che sia questa, perché ci ha dato un prezzo, quindi credo sia questo. Step and Complete Foil. Allora, che è la versione con il simbolo Pirexiano su tutta la carta. Allora, Jace si sta giocando in Modern, quindi potrebbe essere una carta richiesta nel medio-lungo termine. Le copie disponibili di questa versione sono veramente poche, perché stiamo parlando di 110, però a breve verrà messa in commercio, proprio a giorni, la versione Oil, che andrà, ve la faccio vedere, andrà a togliere un po' di mercato alle altre versioni, ovviamente, perché tutte fanno così. Tra l'altro questa versione qua mi piace veramente tanto, anche la versione base è molto bella, questa mi piace. E questa Oil, allora, risultano tutte molto scure, ovviamente. E vediamo però quante persone la preferiranno all'altra. Per le copie che ha potrebbe essere anche giusto tenerla, perché 110 copie sono veramente poche poche poche. Tendenzialmente il mio consiglio è: non è né keep né sell. Il mio consiglio è tienila ancora un po', quindi uno o due mesi. Vedi come va l'andamento e poi decidi. Se rimane stabile puoi anche decidere di venderla, perché vuol dire che non la compra quasi nessuno, ci sono le copie magari aumentano un po', eccetera. Se no questo non succede, quindi la carta aumenta, vendila. Quindi semplice. Poi ti do un consiglio a metà fra keep or sell. Allora, Jason, ne dobbiamo parlare. L'ultima carta, l'ultime carte, ce le chiede Fabio e ci chiede le dual di Foreign White Border. Allora,
andiamo a vederle. Isola Vulcanica 4,50 di partenza, mare sotterraneo 4,20, tropicale 300, tundra 2,70, malatera 200, bayou 180, taiga 180, steppa 155, altopiano 149, savana 140. Questi sono i prezzi di partenza, quindi non sono prezzi per una versione messa bene, per dire. I prezzi dei dual sono leggermente in discesa nell'ultimo anno e credo che questa cosa continuerà almeno per altri tre mesi, se non 9. Però dal 2024 in avanti io vedo una risalita delle dual e della reserve in generale. È stato un momento così dovuto alla sovraesposizione della Wizard a livello di prodotti e anche al fatto che c'è una crisi mondiale data dalla guerra, data da delle materie prime che scendono. Diciamo che ci sono molti fattori che portano le persone a investire meno in queste carte e più in altre carte. Quindi il prezzo è sceso. Un fattore molto importante, cioè no, molto importante non lo direi. Un fattore che ha inciso è stata anche la ristampa delle dual nel cofanetto per i 30 anni. Quindi anche quella ha tolto un po' di fiducia. Ma questa cosa, visto che si è capito che quelle copie non ci sono praticamente sul mercato, sono nulle, cioè sono infinitesimali. E tra l'altro sono proxy, cioè poi ognuno la può vedere come vuole, ma sono proxy, cioè se voi andate in un torneo di Legacy no proxy, non potete giocare quelle, dovete giocare queste, cioè questo è, a meno che non ci sia un house ruling, quindi una regola della casa che permetta di giocarle, che potrà succedere per carità in qualche torneo, però non potrebbero essere tornei ufficiali usati che vengono fatti con companion, quindi ci sono un po' di limitazioni eccetera. Allora, la mia risposta sulle dual è: tienile. Se le hai e non ti servono quei soldi, tienile, perché tanto nel medio-lungo termine saliranno. Adesso la Vulcanica 450, la gente diceva che era cara quando era 120. Ragazzi, dicevamo quasi tutti che era cara a 120. E la stessa cosa si diceva quando era a 80, e la stessa cosa si diceva quando era a 50. E è così, perché noi purtroppo siamo legati al prezzo vecchio e non al valore intrinseco della carta in quel momento storico. Questi sono oggetti che... non verranno ristampati, ok? Se non a livello di proxy. E per esempio l'isola vulcanica in questo momento in vendita ha 202 copie. Ma se voi avete una copia decente, le copie decenti messe bene sono ancora meno delle 202. Quindi stiamo parlando di un oggetto super raro. Quindi tienilo, che tanto salirà. C'è sempre richiesta per le dual. Il Commander è un formato non in espansione, in stra-espansione. E quindi io sono sicuro, tienile, che prima o poi saliranno. Allora, siamo giunti alla conclusione di questo fantastico nuovo video. Vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, commentare se vi va e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!